Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare alle preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà, così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 14, 15 giugno 1922. Continuando il mio solito stato, stavo pensando al santo volere di Dio e mentre mi fondevo in esso, il mio sempre amabile Gesù mi ha detto: figlia mia, il punto centrale della mia vita fu la mia volontà eterna, dal primo atto del mio concepimento fino all'ultimo anelito. Mi precedette, mi accompagnò facendosi vita dello stesso atto e mi susseguiva chiudendo il mio atto nell'ambito eterno del mio volere da cui non trovavo l'uscita. E siccome la mia volontà era immensa, non c'era punto in cui non circuiva, né generazione in cui essa non doveva dominare. Sicché era per lei come connaturale formare i miei atti, moltiplicarli per tutti come se fosse per uno solo. Un soggetto può dare ciò che tiene, per quanta potenza contiene, non può dare di più di ciò che esso possiede. Ora la mia volontà possedeva l'immensità, il potere della moltiplicazione degli atti, per quanti ne voleva. L'eternità in cui travolgeva tutte le cose presenti a tutti, come al principio di tutte le cose, come fino alla fine. Ecco perciò, fin dal mio primo concepire, la potenza del mio volere formava tanti concepimenti, per quante creature uscivano all'esistenza, le mie parole,
i miei pensieri, le opere, i passi, li moltiplicava, li estendeva dal primo fino all'ultimo degli uomini. La potenza del volere eterno, il mio sangue, le mie pene, li convertiva in mari immensi di cui tutti potevano avvalersi. Se non fosse per il prodigio del volere supremo, la mia stessa redenzione sarebbe stata individuale, circoscritta e per qualche generazione. Ora la mia volontà non è cambiata, quel che era, è e sarà. Molto di più che essendo venuto io sulla terra, venni a rannodare la volontà divina all'umana. Chi non sfugge da questo nodo e si demba lì di essa, facendosi precedere, accompagnare, susseguire, racchiudendo il suo atto dentro del mio volere, ciò che successe di me succede dell'anima. Vedi, come tu fondevi i tuoi pensieri, le tue parole, le tue opere, le tue riparazioni, il tuo piccolo amore nel mio volere, io li estendevo, li moltiplicavo e si facevano antidoto di ciascun pensiero, di ciascuna parola, di ciascuna opera, riparazione di ogni offesa, amore per ogni amore che mi si deve. E se ciò non succedesse, è per difetto della volontà umana che, non gettandosi del tutto in preda alla volontà divina, non prende tutto e né si può dare a tutti, quindi sente le sensazioni dell'umano che la infelicitano, la circoscrivono, la impoveriscono e la rendono parziale. Ecco perciò tutto il mio interesse che il tuo volere faccia vita nel mio e che tu capisca bene che cosa significa vivere in esso. Quanto a creatura è possibile? Perché se ciò farai, avrai ottenuto tutto e mi darai tutto. Detto ciò è scomparso, ma dopo è ritornato di nuovo e si faceva vedere tutto piegato. Ma quelle piaghe formavano tante cellette in cui Gesù chiamava le anime per chiuderle in esse e metterle al sicuro. Onde io gli ho detto, amore mio, e la mia celletta dov'è? Affinché chiudendomi non esca più. E Gesù, figlia mia, per te non ci sono cellette nel mio corpo, perché chi vive nel mio volere non può vivere nel mio appartamento, ma devi vivere nel palpito del mio cuore. Il palpito è il centro e la vita del corpo umano. Se cessa il palpito, cessa la vita. Il palpito mantiene la circolazione del sangue, il calore, la respirazione, quindi la forza, l'attività delle membra. Se il palpito non è regolare, tutte le attitudini umane sono in disordine, anche la stessa intelligenza perde la vivacità, l'ingegno, la pienezza della luce intellettiva. Perché nel creare l'uomo ci misi nel cuore un suono speciale, a cui lega l'armonia eterna, in modo che se il palpito è sano, tutto è armonia nella creatura. Ora la mia volontà è come il palpito nella creatura. Se essa palpita, armonizza la santità, armonizza le virtù, armonizza tra il cielo e la terra. La sua armonia si estende fino con la Trinità sacrosanta. Ecco perciò per te c'è il mio palpito che si offre come celletta per chiuderti dentro. E palpitando di un solo palpito, armonizza tra il cielo e la terra, circola nel passato, nel presente e nel futuro. E in tutto ti trovi, tu circolante in me ed io in te. Ecco, non senza motivo nella preghiera preparatoria alla meditazione quotidiana, e verso il termine diciamo: ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Abbiamo sentito che in un passaggio fondamentale, ecco, di questo brano, Gesù ha detto: tutto il mio interesse è che il tuo volere faccia vita nel mio e che tu capisca bene che significa vivere in esso. Quanto a creatura è possibile, perché se ciò avrai fatto, avrai ottenuto tutto e mi darai tutto. Evidentemente quanto a creatura è possibile, ecco perché noi seguiamo Gesù nelle spiegazioni che dà,
delucidazioni appunto che dà, oggi ha parlato della sua vita terrena e sappiamo, fusa per natura, perché Gesù non era una persona umana, ma era la persona del Verbo fatto uomo, quindi aveva la natura, l'unione ipostatica, cioè nel soggetto divino della sua eterna persona si sono mirabilmente unite la natura divina eterna increata e quella umana creata per opera dello Spirito Santo nel seno della Vergine Maria. E quindi spiega la connaturalezza che tutte quante le azioni, anche minime, della vita terrena di Gesù avevano nello stare fuse con questo principio immenso ed eterno che è appunto il divin volere e che conferiva a tutti i suoi atti quelle caratteristiche, poi adesso torneremo, che li rendono assolutamente universalmente salvifici e benefici. E analogamente, dice, perché in due parole che cos'è tutto quel discorso che fa nel libro dei cieli, del libro del cielo? Spiega che questo è stesso principio divino, chiamiamolo così, può e deve diventare il principio delle nostre azioni, in modo tale che ciò che accadeva con ciò quando Gesù era sulla terra, quindi negli atti che compiva in quanto uomo, perduri nel corso del tempo, sia rivissuto nel corso del tempo. E questo chiaramente che quali effetti produce? Qui Gesù usa alcuni termini chiave, importanti. Antidoto di ciascun pensiero, riparazione ad ogni offesa, amore per ogni amore che mi si deve. Ecco, antidoto di ciascun pensiero, non solo di ciascun pensiero, di ciascuna parola e di ciascuna opera. Noi sappiamo che l'antidoto tra noi comuni mortali, tra noi esseri umani, quando si dà? Per esempio quando uno viene avvelenato, c'è una sostanza tossica che lo ucciderebbe e c'è bisogno dell'antidoto prima che muoia. Esempio molto bello, no? Ecco, per cui facciamo sempre i soliti esempi. Che cosa possiamo fare noi dinanzi al dilagare dei pensieri cattivi, delle parole cattive, delle opere cattive? Oltre a quello, diciamo così, che è alla portata nostra, quindi possiamo evitare di metterci il carico da 90, quindi di non fare a nostra volta opere cattive, pensieri cattivi e parole cattive. Possiamo provare, nella misura in cui molto limitata generalmente c'è possibile, a intervenire, ad ammonire, poi dipende dal grado di autorità o di confidenzialità che abbiamo con le persone, chi fa queste stesse cose. Possiamo pregare per la loro conversione, ecco, però possiamo anche misteriosamente ma realmente fargli una bella iniezione, d'accordo? Quindi questa è un'iniezione spirituale, quindi il tossico, perché il male produce male, d'accordo? Un pensiero cattivo ingenera veleni tossici dentro l'anima che lo fa, così come una parola cattiva e così come un'opera cattiva, la tossica, la avvelena, quindi la fa sta male. E quindi c'è bisogno di un antidoto. È chiaro che quell'antidoto Gesù spiega tante volte, magari insomma fosse così facile, no? Non è che ipso facto elimina tutto quello che è successo, come dire, questo sarebbe anche un po' una autorizzazione all'irresponsabilità, no? Però interviene in maniera assai più efficace di tutte le altre possibilità di intervento, l'abbiamo viste, quindi non metterci il carico da 90, quindi fare una vita santa, ammonire dove possibile e pregare, e se vogliamo anche offrire sacrifici di riparazione. Ma tra tutti questi, che comunque vanno fatti, quindi non è che vanno ignorati, la cosa più efficace è portare
dappertutto l'antidoto di questo, l'antidoto di essi. E questo si fa operando nel divino volere, perché basta entrarci in esso, che ipso facto, come Gesù spiega, per il fatto che la divina volontà è immensa, e si raggiungono istantaneamente tutte le realtà di ogni tempo e luogo, e gli atti si moltiplicano indefinitamente, perché gli atti si moltiplicano tanti quanti sono gli atti creati, di cui la divina volontà, come sappiamo, è, come dire, principio ontologico, chiamiamolo così, nel senso che nessun ente creato esiste se non in quanto fatto dalla divina volontà e mantenuto in essa e mantenuto da essa nell'essere. Quindi, cioè, per quanto possibile intelletto creato, però qualcosa io credo che si capisca se si, ecco, inquadra bene come Gesù qui spiega questo tipo di discorso, no? Ma non solo antidoto, c'è anche la riparazione di ogni offesa. Qui questo discorso noi ce lo dobbiamo mettere bene in testa. Non esiste, e ripeto, non esiste, una minima cosa storta davanti agli occhi di Dio, che cioè distorca in qualche modo la creazione, che non debba essere riparata. Cioè, questo noi lo sappiamo anche dalla vita comune. Cioè, se si sfascia il lavandino dentro casa, perché noi ci infastidiamo un pochino? Perché tocca chiamare il muratore a fare la riparazione. Se il lavandino si è sfasciato perché mio figlio piccolo stava giochicchiando, facendo questi giochetti che fanno da bambino, e ha buttato, non lo so, un chilo di zucchero dentro il tubo di scarico e quello si è intasato, a voi il bambino chiede scusa, io certamente lo perdono, ma il lavandino è rotto e quello bisogna ripararlo. Ora, abbiamo visto proprio nell'ultima meditazione che ciò che accade nella vita naturale è immagine di ciò che accade nella vita spirituale. Se io faccio un botto con la macchina, la devo portare al carrozziere. Che posso girare con la macchina sfasciata? Allora, gli uomini sciocchi e responsabili non capiscono, oppure oggi va di moda rifugiarsi nella non meglio definita vaga idea della misericordia di Dio. Quindi sarebbe una sorta di calderone polverizzante, cioè lì dentro la misericordia di Dio è questo calderone dove tutto si distrugge, addirittura a volte anche senza bisogno che nessuno ce lo vada a portare, perché lo fa punto e basta, e quindi possiamo di fatto fare quello che vogliamo, perché tanto poi ci pensa, come dire, il ripulitore celeste, che a volte senza neanche che gli sia chiesto per pietà e per misericordia, ripulisce tutto. Quindi immaginiamo, insomma, questa cosa non viene affermata in maniera così sciocca, evidentemente puerile e grossolana dal punto di vista teorico, ma se ci pensiamo bene, dal punto di vista pratico, ma quale essere, cioè, se tu fai un peccato, guarda figlio mio, o lo ripari tu, o ripara qualcun altro, perché le anime vittime, e Luisa lo era, esistono per questo. Esistono per riparare i peccati altrui. E i peccatori che fanno vita da buon temponi, allegri, San Bernardo la chiama la stolta allegria che ci pensano, poi lo vedranno i guai che hanno combinato e chi se ne è preso carico. Qualcuno carico se ne deve prendere. Ecco, però chi è che si è preso il carico principale della riparazione dei peccati dell'umanità? È evidente, Gesù. E come faccio io a prendere le riparazioni di Gesù e comunque portarle in giro dappertutto per riparare le offese e offrirle anche a lui stesso come riparazione? Entrando nel divin volere.
agendo nel divin volere, fondendomi, vedi come tu fondevi i tuoi pensieri, le tue parole, le tue opere, le tue riparazioni, nel divin volere. Quindi antidoto di riparazione e poi amore, che mi si deve, cioè, allora, è chiaro che questa frase va intesa, allora, ci sono dei doveri che possono essere, come dire, azionati anche in maniera coercitiva, no? Vediamo chiaramente in alcune leggi civili. Non pago le tasse, mi beccano e mi fanno la cartella esattoriale. O paghi, quindi quello è un dovere, oppure te pignoro la casa, me la vendo e saldi il debito. Quindi ci sono dei doveri la cui mancata adempienza, come dire, rende ci rende, come dire, soggetti, o meglio oggetti di azioni coercitive, perché i doveri si mettono in pratica. L'amore non è così, perché io non posso esercitare un'azione coercitiva per provocare l'amore di qualcuno verso qualcun altro. Coercitiva no. Allora, il fatto quindi che l'amore di Dio non sia coercibile, e Dio stesso è il primo che non lo farà mai, perché non vuole, cioè, il sommamente amabile, perché Dio questo è, figurati se può volere che qualcuno lo ami per forza, calci, sarebbe un assurdo. Attenzione però, il fatto che Dio non pretenda a calci l'amore non significa che non sia obbligatorio. Perché se ricordiamo bene la Sacra Scrittura, l'Antico Testamento e nella sua versione originale, e come citata da Gesù, ci viene detto che c'è un primo comandamento, non un primo invito, come dire, esortazione, consiglio. No, c'è un primo comandamento. Comandamento vuol dire quella cosa, tu sei tenuto a farla. Poi, il fatto che se non la fai non sarai costretto a calci a farla è un altro discorso, ma quello non è un optional. Dice, vabbè, amiamo nostro Signore, che ne so, andiamo a fare la visita al Santissimo Sacramento, gli facciamo sto favore. Non funziona così, eh? Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Gesù dice, questo è il primo e il più grande dei comandamenti. E quello oggi, ahimè, sovente, spesso, meno considerato. Tante volte ci siamo detti, ma questa è una costellazione oggettiva, che in ambito anche ecclesiale, oltre che extraecclesiale, ciò a cui si fa prevalentemente attenzione è il secondo comandamento. Per carità, è il grande comandamento, ma non il più grande. È simile al primo, ma non è il primo, che è quello dell'amore del prossimo. Ecco, quindi il problema è, deve essere, allora, se l'amore è un dovere, non è un optional. Se a nostro Signore Gesù Cristo in molti non solo che non lo amano, ma proprio non se lo filano, chi renderà al Signore l'amore che gli è dovuto? Che gli è dovuto, d'accordo, in modo tale che si bilanci questa grandissima carenza d'amore. Chi? Chi opera nella divina volontà, perché la divina volontà, come sappiamo, è amore che si fa azione, perché Dio non può, o meglio non sa, non può certamente non in senso limitativo, e quindi, però, non in senso limitativo, ma l'essenza di Dio è l'amore.
e l'amore si manifesta in quello che Dio appunto vuole e volendo fa. Ecco. Quindi questi discorsi devono essere chiari, quindi dinanzi alla situazione dell'umanità ci vuole l'antidoto per tutto quanto il veleno seminato in continuazione, ci vuole la riparazione delle offese continuamente perpetrate nei confronti di nostro Signore, d'accordo? E ci vuole l'amore che è dovuto a nostro Signore che in pochi danno. Chi fa queste cose? Il primo che ha fatto l'ha fatto Gesù sulla terra, perché questo è venuto a fare Gesù nella sua vita terrena, non ha fatto altro che questo. L'anima che vive nella divina volontà fa la stessa vita di Gesù e fa suoi i suoi interessi. Attenzione, quando non avviene questa operazione, quindi di vita nella divina volontà, di frequenti fusioni in essa, eccetera, che succede? Succede che si sente, dice Gesù, si sentono le sensazioni dell'umano che la infelicitano, la circoscrivono, la impoveriscono e la rendono parziale. Speriamo che il Signore ci aiuti a comprendere bene questa cosa, che se ci muoviamo da questo centro, le spie sono queste: ti senti poco felice, ti senti circoscritto, ti senti quel povero uomo che sei, come dire, incapace di tutto e di tutti, ti senti povero, ti senti parziale, d'accordo? E parziale vuol dire non operativo al 100% in questo contesto, no? Scarico, ecco, di non vuol dire che non ti stai gettando in tutto, del tutto in preda della volontà divina e che stai dando spazio alla tua volontà umana. Una parola soltanto sulla conclusione, ecco. Ci sono degli appartamenti, questa l'avevano già ampiamente approfondito tanti santi, che le piaghe, le ferite del Santissimo Corpo di Gesù sono come appartamenti in cui andarsi a rifugiare, no? Chiudersi nelle piaghe di Gesù sono proprio delle forme profondissime, bellissime anche di preghiera, no? Noi possiamo e dobbiamo chiedere a Gesù: chiudimi nelle tue piaghe, nascondimi nelle tue piaghe, no? C'è la preghiera di ringraziamento, per esempio, alla Santa Comunione, ringraziamento alla Santa Comunione, tra parentesi, che sempre bisogna fare per almeno un quarto d'ora, chiusa parentesi, e nessuno pensi di fare la vita della divina volontà se non impara ad avere almeno un minimo di amore e di riguardo nei confronti dell'Eucaristia, chiusa seconda parentesi. Ma cosa dice l'orazione di Sant'Ignazio? Dentro le tue piaghe nascondimi, no? Non permettere che io mi separi da te, anima di Cristo santificami, no? Corpo di Cristo salvami, sangue di Cristo inebriami, acqua del costato di Cristo lavami, passione di Cristo confortami, o buon Gesù esauriscimi, dentro le tue piaghe nascondimi. Che è già una grandissima cosa. Ma Gesù dice, sì, dentro le piaghe, quelli sono appartamenti. Sono appartamenti aperti a chiunque voglia entrarci. Gesù non ha mai chiuso le piaghe del suo cuore, del suo corpo a nessuno, anzi, lì il peccatore più disgraziato, quindi la persona più disgraziata del mondo, se ha l'umiltà di andare a chiedere al Signore perdono, a dire: Gesù mio, accoglimi dentro le tue piaghe, lavami nel mare del tuo sangue, non combinate nel sacco e una sporta, ma senza dubitare, perché questo il Signore vuole. Questo il Signore lo vuole, questo qui, Smagare gli uomini anziché chiudersi in se stessi, o quando lo fanno, perché generalmente continuano imperterriti a camminare per vie di perdizione, ma qualche volta quando qualcuno rientra un po' in se stesso poi si dispera, d'accordo? Adesso che abbiamo, perché questo è il,
è il secondo diavolo, no? Perché il primo diavolo che ci sta intorno cerca di farci combinare guai su guai. Poi c'è il secondo che dice: disgraziato che hai fatto, che ormai è finita, non ti puoi rialzare, no? Ascoltato anche questo c'ha un range di ascolti, c'ha uno share veramente assolutamente invidiabile, migliori programmi Rai e Fininvest. Ma tu anziché ascoltare, ecco, le chiacchiere stupide dei diavoli, se andasse a nascondere dentro le piaghe di Gesù, immediatamente troverebbe misericordia. Qualunque cosa avesse fatto, immediatamente troverebbe la possibilità di ricominciare, qualunque cosa avesse fatto. Ecco, quindi questo è aperto a tutti. Però Gesù dice: attenzione, chi fa la mia volontà, l'appartamento è un po' poco, ed sarebbe poco pure la villa. Sarebbe poco pure la suite imperiale, sarebbe poco pure la tenuta alle Hawaii. Posto suo è nel mio cuore. E lì fa le bellissime immagini anche di ciò che è il cuore per il corpo umano, così ciò che è la divina volontà per la vita della creatura. E noi sappiamo che questo è vero sia da un punto di vista oggettivo, perché la divina volontà è alla base di ogni ente creato per forza, d'accordo? Perché l'ha creata la materia nell'essere, ma la divina volontà può diventare principio letificante della persona. Perché se la divina volontà palpita, dice Gesù, armonizza la santità, armonizzano le virtù, armonizza tra il cielo e la terra, e la sua armonia si estende sino alla Trinità sacrosanta. Quindi se la divina volontà non soltanto è presente e operante come in ogni ente creato, ma è accolta, viene fatta propria, ci si mette dentro come principio di ogni nostra azione, ecco, si vedrà che il palpito della divina volontà, analogo a quello del battito cardiaco, quindi del palpito umano, produrrà grande santità, grandi virtù, grandi armonie tra cielo e terra e ogni sorta di grazia e di felicità. Quindi non un semplice appartamentino, per quanto di super lusso, insomma, perché una sola delle piaghe di Gesù è certamente super lusso, ma il cuore stesso di Gesù. Si entra nel cuore di Gesù e si abita in quel palpito, tanto quanto si vive uniti e fusi col divino volere. Ecco, chiudiamo questa meditazione rifacendo nuovamente nostra la supplica con cui apriamo sempre le nostre meditazioni, Santa Vergine Maria. Che capiamo bene che cosa significa divina volontà e vivere in essa per quanto ci è possibile. Perché fare ciò, come Gesù ci raccontava, significa ottenere tutto e dare tutto il massimo. Che non distrugge tutto quello che noi evidentemente facciamo e operiamo in quanto uomini, ma gli dà quel tocco assolutamente immenso, eterno e divino, che in nessun modo potremo mai da soli darci né prendere da nient'altro che non sia appunto il divino volere. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.